Noi in realtà vorremmo un semplice ufficio. Perché diciamo questo? Perché vorremmo un posto dove noi deputati abbiamo la possibilità di far funzionare le cose, e questo non funziona con un palazzo di marmo, basta un normalissimo ufficio. Anche perché, ovviamente è una metafora, ma è una metafora che si fonda sul principio che il distacco dei cittadini, dei politici, scusatemi, dei cittadini è l'origine di ogni male. Voi avete in questa regione la grande... Scusate ragazzi, volete parlare? Voi avete purtroppo in questa regione un esempio eclatante di cosa sto dicendo, ovvero il signor Vendola. Avete un esempio eclatante che è Sel, perché quando in quel palazzo è entrato Sel, grazie a una campagna fatta sul principio di essere vicini ai cittadini, l'acqua pubblica, tutta una serie di campagne che tendevano a farvi credere che dovevano riavvicinarvi alla politica, nello stesso momento in cui vi dicevano queste cose, dentro Montecitorio si entrava insieme al PD. Quest'anno questa opposizione, che ufficialmente è composta da Movimento 5 Stelle, SEL e Fratelli d'Italia, si trova ad avere una sola vera opposizione, che è il Movimento 5 Stelle. Non lo dico perché ne faccio parte, lo dico perché guardo i voti. Vi invito a fare una cosa: non fidatevi di nessuno, non fidatevi nemmeno di me. Andate su tutti i siti che ci sono dove potete controllare, ce n'è uno ottimo, siamo Open Polis, dove trovate tutte le votazioni sui singoli decreti, sui singoli emendamenti. Andate a guardare la differenza di voti tra SEL e uno del PD qualunque. Troverete che nella maggior parte dei casi dove c'è un reale interesse di qualcuno verso quella legge, se l'ha sempre votato insieme alla maggioranza, o comunque non ha fatto nulla per impedire quella votazione. Si chiama opposizione proprio perché dovresti opporti a qualcosa che non ti sta bene. Se sei all'opposizione, normalmente il tuo programma non va di pari passo con quello della maggioranza. Quindi fatti una domanda se stai all'opposizione ma non hai mai fatto nulla per far decadere un decreto. La signora Boldrini, e la chiamo signora perché non è il presidente del Parlamento più dal 29 gennaio 2014 quando ha deciso di uccidere la democrazia, la signora Boldrini è entrata in Parlamento con Sel. Non sarebbe nemmeno entrata se non fosse stata alleata col PD, perché con la soglia di sbarramento al 3% il Sel non sarebbe oggi in Parlamento. Si sono messe l'opposizione per far sì di avere le poltrone che spettano all'opposizione, quindi toglierla a noi, perché il progetto è chiaro fin da prima delle elezioni politiche di questo 2013, e ha avuto la presidenza della Camera, ma l'ha avuta sempre con i lacci dietro la schiena, trattenuta. Perché? Perché quello è un sistema che ti dice: tu vuoi esserci, allora stai al mio gioco, se non stai al mio gioco io ti distruggo. La signora Boldrini si è resa conto per la prima volta, e mi dispiace che fosse lei la Presidente, perché forse posso dire con tranquillità il peggior Presidente che la storia della Repubblica Italiana abbia mai avuto nella Camera, ci fa rimpiangere persino Gianfranco Fini, e ho detto tutto. Si è trovata per la prima volta ad avere a che fare con un'opposizione vera, si è trovata ad avere a che fare con un'opposizione che fa ostruzionismo in aula finché ha le forze di stare in piedi. Noi abbiamo fatto ostruzionismo che sono durate 48 ore, significa che tu per due giorni non dormi. Siamo arrivati a far scadere il decreto IMU Banca Italia, un decreto immondo, che mentre in televisione vi raccontano che vi toglieva l'IMU, dall'altra parte regalavano 7,5 miliardi di soldi nostri alle banche. Quindi al netto ci perdiamo comunque. Questo decreto qui noi lo stavamo facendo scadere, ma eravamo arrivati a un'ora dalla scadenza del decreto. La Boldrini ha utilizzato la ghigliottina che non solo è concettualmente antidemocratica, ma non esiste nel regolamento della Camera. Non esiste nel regolamento della Camera, esiste soltanto nel regolamento del Senato. Quando la Boldrini si è trovata di fronte, ci ha portati a vedere con i nostri occhi la fine della democrazia in aula, chiaramente qualcosa è cambiato in noi. È cambiato il fatto che nella nostra mente è tornata la voce di ognuno di voi che ci ha mandato là dentro col principio di mandarli tutti a casa, e allora in quel momento abbiamo scelto democraticamente, senza fare nessuna violenza, di scendere giù nell'emiciclo sperando che si applicasse quantomeno quello che è l'interruzione dell'aula, cioè se succede qualcosa in aula che turba
la situazione, il presidente, se ha un attimo di spina dorsale, dovrebbe bloccare l'aula, far calmare la situazione e poi si ricomincia magari. Abbiamo scelto di fare questo, erano tutti con... io non c'ero a Strasburgo perché ero al Consiglio d'Europa, erano tutti con le mani alzate, col bavaglio in bocca. L'unico che ha picchiato qualcuno è stato D'Ambrosio, quel indegno ometto da quattro soldi che ha picchiato la nostra collega Loredana Lupo, e poi è andata a dire in televisione che era soltanto una, come ha detto, un'estensione eccessiva del braccio, e ha avuto anche una scorta per questo. Tutte queste azioni succedono perché il Parlamento è totalmente distaccato dalla realtà, non esiste più il principio di diritto del cittadino sulla politica, non esiste più. Ora noi dobbiamo metterci bene in testa una cosa: ognuno di noi ha un ruolo fondamentale in questa battaglia, perché io credo che ognuno di voi, il Movimento 5 Stelle non esisterà sempre, quindi ognuno di voi avrà votato altro, anch'io ho votato altro che il Movimento 5 Stelle, me ne pento di ognuno di quei voti che ho dato, e dobbiamo metterci tutti la testa e capire che, tra l'altro parlavo poco fa con un signore di questa cosa, capire che ogni nostra scelta è politica. Non esiste il concetto io non faccio più politica, io ho fatto politica, io ho buttato un sacco di tempo e soldi in politica. La politica è ogni azione che fate nella vostra vita, perché ogni scelta condiziona qualcos'altro. Allora, quando voi scegliete di far campagna per il Movimento 5 Stelle, state sbagliando, volete scegliere di applicare su di voi un modello di vita diverso. Volete scegliere di pensare a una società che sia quella che voi volete intorno a voi. Dovete pensare a una società che renda la vostra vita migliore e quella di chi vi sta accanto. Se non fate questo, la società si creerà su un concetto di politica che è composto dall'idea degli altri, e quegli altri, come vi hanno dimostrato negli ultimi 30 anni, non hanno a cuore quello che è il vostro concetto di società. Il loro concetto di società è una società basata sui soldi, una società economica. Io mi trovo spesso, essendo in Commissione Affari Esteri, oltre a essere delegato al Consiglio d'Europa, a parlare appunto di Europa, specie ora che sono le elezioni a maggio, mi chiedono tutti: ah, qual è l'idea d'Europa nel Movimento 5 Stelle? L'Europa in sé era un sogno, veniva chiamato, è sempre utilizzato come sogno, perché? Perché era un sogno veramente bello, era il sogno di un unico continente con lo stesso, gli stessi diritti per i cittadini che lo abitano, con è centrato sul benessere, centrato sulla possibilità di ognuno di noi di realizzare i propri sogni, un po' come era l'America degli anni 50. Peccato che quel sogno si è interrotto bruscamente quando si è scelto di partire dalla fine del programma, perché il programma dell'Europa Unita era un programma che si concludeva con l'Europa economico-finanziaria, invece hanno deciso, e questo è stato tanto per cambiare e tanto perché vi voglio ricordare a quelli che mi dicono ancora il PD è meglio del PDL, tutto questo è successo sotto Prodi. Non è mica successo sotto chissà quale mostro della destra o della sinistra italiana o chissà cosa. È successo sotto una persona che probabilmente molti di noi, molti italiani, rispettano ancora. Questo per dirvi che non esiste davvero il concetto di destra e sinistra, dobbiamo mettercelo in testa ben chiaro. Io lo vivo ogni giorno in Parlamento, e quello che è sembrato uno slogan ormai, il PD è peggio del PDL, in alcune circostanze lo verifichi dai voti, in altre circostanze lo verifichi dal fatto che non c'è alcuna differenza nelle azioni concrete che fanno, perché tutto quello che è intorno a voi se lo costruito da loro, sono sempre alternati al governo, e la dimostrazione esatta ce l'avete dal fatto che oggi stanno costruendo un governo nuovo ancora una volta insieme, costruendo una legge elettorale fondata sul principio di assistenza reciproca tra l'uno e l'altro, perché questa legge elettorale che vogliono portare in che stanno portando in Parlamento, perché è stata di nuovo arenata, prevede il doppio turno, proprio perché se uno dei due dovesse uscire dal primo turno, l'altro verrà aiutato da chi esce, perché l'importante per loro è mantenere il sistema in piedi. Questa è una lotta tra il Movimento 5 Stelle e il sistema, è inutile negarcelo, ed è abbastanza chiaro dalle consultazioni fatte tra Beppe Grillo e Renzi. Io ho sentito, non lo nego, ho sentito anche alcune polemiche, anche da parte degli elettori del Movimento 5 Stelle su queste consultazioni. Probabilmente perché qualcuno ha percepito dei toni un pochettino troppo forti. Io mi sono assolutamente stancato del bon ton istituzionale. Non perché noi dobbiamo essere quelli aggressivi o vogliamo farci chiamare fascisti nonostante non lo siamo, ma perché quel palazzo è costruito, come vi dicevo all'inizio, attorno a questo, attorno a persone che in televisione litigano e poi quando sono davanti al bar chiacchierano, si abbracciano, sono tutti amici, e questo comporta la loro promiscuità,
non c'è possibilità di differenziare la propria lotta se poi concettualmente siete tutti amici, perché tanto alla fine 15 euro al mese te li porti a casa. Noi non siamo loro, e noi non siamo loro è stato l'esempio perfetto, il quadro, il dipinto che ci ha consegnato Beppe Grillo alle consultazioni con Renzi. Beppe Grillo alle consultazioni con Renzi ha detto: tu sei anche un bravo ragazzo, gli ha detto, hai 39 anni, ma tu rappresenti un sistema marcio. Signori, ricordatevelo, Renzi alle spalle c'ha le banche, Renzi è un progetto, non è una persona. Renzi è lì perché c'è bisogno di mettere una faccia nuova laddove i vecchi della politica avevano fallito. Ma ditemi, cosa c'è? Cos'ha di meno Bersani di Renzi? Semplicemente che non faceva il cazzone in televisione, quello, cioè la differenza è quella, semplicemente non si metteva la giacchetta di pelle e andava da Maria De Filippi. Renzi è un prodotto mediatico che funzionerà finché potrà dire cose senza contraddittorio. Aspettatevelo, aspettatevelo Renzi in televisione con un contraddittorio. Qualunque di noi del Movimento 5 Stelle lo asfalterebbe in un contraddittorio, perché non ha idea di come funzioni la macchina parlamentare, non ne ha la benché minima idea. E allora scusatemi, ma Beppe Grillo cosa deve andare a dire? Parla, raccontaci il tuo programma. Appena gliela lasciato fare, perché il primo minuto ha parlato Renzi, gliela lasciato fare la prima cazzata che ha detto: le province, il decreto del Rio sulle province non solo non le abolisce, le moltiplica, perché introduce le città metropolitane che se un comune dell'area metropolitana non vuole l'abolizione della provincia manterrà entrambe le strutture. Questo è quello che il decreto del Rio porta. E quindi cos'altro doveva dire Beppe Grillo se non: scusa, tu pensa alla raccolta differenziata a Pai, Reggio Emilia? Ma è ovvio che gli dovevi dire, perché quella è la rabbia sana del cittadino che è stanco di farsi prendere per il culo. Quindi dimenticatevi questo controllo istituzionale fine a se stesso. Noi saremo educati, gentili e rispettosi come lo siamo di natura quando ci troviamo davanti un interlocutore che fa lo stesso con noi e l'interlocutore che ha interesse a collaborare con noi. Ma se troviamo davanti una persona che viene con la spocchia di quello che ha un sistema alle spalle a dirci cosa noi dovremmo essere, allora beh, noi ti diciamo cosa 9 milioni di persone vogliono che noi siamo realmente, e non è sicuramente il signor Renzi o tutto quello di marcio che rappresenta. Io non voglio tediarvi, vi racconto soltanto un'ultima cosa. Io ho iniziato a collaborare con il Movimento 5 Stelle da quando è nato, perché stavo a Milano dal 2006, nel 2009 è nato il Movimento 5 Stelle, io ero al Teatro Smeralda a Milano quando Beppe Grillo è venuto a fondarlo. Tra l'altro ho dei ricordi fantastici, perché lì c'era un po' gran parte di quelli che oggi sono in Parlamento. Io avevo una fila davanti a me, avevo Matteo Dall'Osso, che è un collega di cui vado orgogliosissimo. Quel giorno, io uscendo dal teatro, ho detto: è ora che io faccia qualcosa per il mio futuro. E ho iniziato a collaborare con tre persone, eravamo in tre, abbiamo deciso di aggiungere al lavoro del meetup di Milano, che era già il meetup 1, quindi un meetup che era già grosso nel 2009, di aggiungere una parte che era quella dei gruppi di quartiere. Sostanzialmente avevamo un sogno di creare in ogni quartiere di Milano un gruppo attivo di persone. Quindi io la mattina uscivo di casa alle 6, andavo in un quartiere, i quartieri di Milano, sono quartieri, andavo in un quartiere con 200-300 volantini e mi mettevo ogni buco della lettera, mettevo un volantino e davo un appuntamento. Dicevo: ci vediamo questo giovedì al bar Val dei Tali alle 20. Usavo il faccione di Beppe Grillo per attirare le persone, però dicevo: costruiamo insieme il futuro di questo quartiere. Io mi facevo trovare lì, a volte eravamo in 4, a volte eravamo in 20, e raccontavo qual era il progetto che volevamo, ovvero creare una cittadinanza attiva. Bene, quei gruppi di quartiere negli anni sono diventati i nostri attuali consigli di zona a Milano. Quei gruppi di quartiere hanno creato quell'attivismo politico, quell'attivismo sociale a Milano, che ha permesso oggi di avere tutti i consigli di zona coperti, il consiglio comunale, il consiglio regionale e noi deputati in Parlamento. E non è un sogno che ci piace perché è un sogno politico di occupazione delle poltrone, ma perché ha creato attorno a queste persone un'enormità di cittadini attivi che credono nel progetto. Io ho deciso poi insieme agli altri di fare la stessa cosa fuori, di esportare il modello. Allora andavo a Cantù con il mio accento palermitano, la città più leghista del nord, con un tasso di ricchezza elevatissimo. Quindi figuratevi se una persona che sta bene si interessa al cambiamento. Chi sta bene vuole rimanere come sta, è per quello che il Movimento 5 Stelle prende tantissimi voti tra i giovani, perché i giovani non vedono il futuro. Chi ha una certa età, sperando che possa davvero, ha una pensione spesso, comunque ha già una vita creata,
Oggi lo stanno anche togliendo, quindi c'è gente che si incazza sempre di più. Ma chi ha voglia di cambiamento e chi in genere non ha certezza della tua vita? Allora Cantù era una situazione chiaramente difficile. Io andavo lì con un banchetto fatto a penna, disegnato a penna, perché non ti scusate, non aveva niente ancora, e raccontavo qual è il nostro sogno. Oggi in tutte le città d'Italia esiste un meetup del Movimento 5 Stelle, e questo è grazie a quelli che, come me, ma come ognuno di voi, mette la sua goccia nell'oceano per costruire questo sogno. C'è una metafora, c'è un racconto africano che mi piace molto, che è quello del colibrì. La foresta prende fuoco e un colibrì decide di correre anziché verso fuori dalla foresta, verso dentro. Il leone lo incontra e dice: ma dove vai? Tu sei così piccolo. E lui ha una goccia di acqua nel becco e dice: io vado a fare la mia parte. Ora o ognuno di noi fa la sua parte o dal buio in cui siamo piombati non usciremo più. Quindi fate la vostra parte, fatela insieme a noi, perché noi prendiamo da voi il coraggio di andare avanti e voi potete fare lo stesso con noi. Grazie a tutti. Mi sono ricordato di una cosa che un amico prima mi ha ricordato a me. Oggi è scaduta il tempo per fare ricorso contro il TAP. Il TAP è quel gasdotto che vogliono fare dal sud della Puglia, che attraverserà praticamente poi tutta l'Italia con un'altra conduttura, quindi passerà credo anche qui vicino. Noi abbiamo fatto una lotta contro quest'opera pazzesca in Parlamento, purtroppo ovviamente l'hanno ratificata, quindi è passata che l'opera va fatta, e oggi Vendola aveva l'ultimo giorno a disposizione per presentare un ricorso che lui non ha fatto. Questo per farvi capire oggi chi è la sinistra. Ok. Se apriamo un po' di domande, no? Se qualcuno vuole fare una domanda. Allora, ma è un dubbio che vorrei mi fosse fugato. Io non so, generalmente noi parliamo di leggi o di sistemi che dobbiamo modificare, migliorare. Si è pensato anche a destrutturare e cancellare completamente gran parte della burocrazia, delle leggi, proprio dell'impianto istituzionale dello Stato. Cioè si sta pensando, perché se noi andiamo nelle istituzioni con questa struttura potremo senz'altro migliorare. Però quanto liberiamo il cittadino dalla oppressione politica? Dunque, è quella che si chiamerebbe semplificazione in genere. E hai ragione, c'è un grande male che nell'istituzione italiana, che è la burocrazia ed è la struttura stessa. Noi abbiamo avuto un esempio tangibile, perché quando il nostro collega Fraccaro ha depositato quell'emendamento per bloccare, per dare alle istituzioni la possibilità di scindere i contratti per l'affitto degli edifici, questo emendamento era passato nella nostra proposta e poi è miracolosamente scomparso una volta arrivato nella ragioneria di Stato. La ragioneria di Stato è semplicemente un organo che dovrebbe fare del lavoro tecnico, non dovrebbe far scomparire emendamenti. E oggi è successo, questo perché? Perché le istituzioni sono fradice di persone che ci hanno mangiato per anni e vogliono continuare a farlo. Quindi sicuramente serve, e serve soprattutto snellire le procedure in generale. Chiaramente va fatto con criterio. Io dico soltanto una cosa, basterebbe iniziare dal dare un senso al lavoro che noi deputati facciamo e senatori, cioè un Parlamento efficace non è un Parlamento che si valuta con i principi di produttività, cioè quanto pane sforni. È un Parlamento che fa delle cose che poi, una volta fatte, durano per anni. Perché se tu vuoi uno Stato funzionante, avere delle regole chiare, precise e univoche per tutti, che durano degli anni. Perché non è possibile che se tu sei del 54 non prendi la pensione, se sei del 55 un mese dopo la prendi, del 60 non si sa ancora. Questo è quello che succede oggi. Perché? Perché non c'è una programmazione a livello legislativo. Allora, la cosa che va fatta sicuramente è, e questo è il sogno che avrei io di un nostro governo, poche leggi ma fatte bene, come fanno i parlamenti europei. Cioè noi in 11 mesi abbiamo approvato qualcosa come 14 decreti. La pazzia, se pensate che hanno tutti il doppio passaggio, Camera e Senato, significa che abbiamo avuto per ogni decreto un paio di giorni per lavorarci. Perché poi il tempo che ti arriva, passa dalle commissioni, arriva alla Camera, non c'è fisicamente il tempo. Per quella volta ci troviamo a
dover fare le cose di notte davvero, perché non abbiamo fisicamente, a volte riceviamo i fascicoli con il decreto, con gli emendamenti, alle 11 della sera per le votazioni di domani mattina alle 9. Significa che tu la notte o te li guardi la notte o li fai andare avanti per come sono. E questo è il gioco a cui stanno tutti gli altri, perché nessuno ha voglia di lavorare la notte, a meno che non c'hai il sacro fuoco della passione che te lo fa fare. Noi ce l'abbiamo, e questo è il motivo per il quale io sono assolutamente convinto che i due mandati siano fondamentali, perché ci vuole freschezza d'animo e ci vuole passione, e dopo un tot di anni la perdi, non c'è niente da fare. E quindi è importante ripartire da lì, ripartire dal concetto che non serve essere produttivi fino a se stessa, serve essere efficaci in quello che fai, e per farlo occorre fare le cose per bene. La declarazione urgente è stata smentita, è incostituzionale e viene ogni volta smentita dalla Corte dei Conti e dalla Corte Affari Costituzionali anche, tant'è che hanno anche, su ogni decreto dovrebbero da ridire, ma dovrebbero avere la sponda di un Presidente della Repubblica serio. Siccome non ce l'hanno, chiunque si esprime sull'incostituzionalità dei decreti, però poi non c'è Napolitano che li rimanda indietro, di conseguenza è inutile questo meccanismo. Se Napolitano fosse una persona seria nel suo ruolo, nessuno dei decreti arrivati fino ad oggi in Parlamento sarebbe stato approvato, perché sono tutti decreti omnibus, ovvero decreti che mescolano tutto insieme. Come dicevo prima, il concetto di mettere una cosa buona e una cosa cattiva insieme è funzionale, perché se il Movimento 5 Stelle fa ostruzionismo a un decreto che ha dentro l'abolizione dell'IMU, siamo quelli brutti e cattivi, però non lo dicono agli italiani che dentro c'è anche Banca Italia, nelle province, cioè nelle femminicidio c'è il TAV, nelle province ci sono addirittura le divise dei militari, niente di più, sono tutti incostituzionali e soprattutto non hanno urgenza e necessità. Significa che i decreti possono essere emanati solo se c'è un'emergenza, mi viene in mente un terremoto, allora devi ricostruire l'Aquila, fai un decreto. Ma cosa c'è di urgenza? Ma anche nel decreto del femminicidio, che è un'urgenza chiaramente umana e quello che vi pare, ma si può fare tranquillamente con una legge parlamentare, un disegno di legge, non ci vuole un decreto. Oppure le province le abbiamo da 50 anni, le possiamo anche fare con un disegno di legge. Insomma, una serie di cose che rendono tutto il nostro lavoro quasi superfluo, cioè perché è svilito, tu sei davvero lì per pigiare un bottone a quel punto, a meno che non ti metti, come facciamo noi, con testardaggine e su ogni portata che vedi fare una battaglia in aula, rischi di essere strumentalizzati. Io per quello vi chiedo di fare una cosa che è fondamentale, laddove non arriva l'informazione arrivateci voi. Non è importante soltanto far vedere quello che succede, è anche importante spiegare il perché. Io non voglio, ve lo dico sinceramente, non voglio più vedere quell'atteggiamento te lo dico io cos'è la verità. L'atteggiamento deve essere, allora, questo è quello che è successo, qua c'è la legge per com'era, in due parole. Questo è come ha votato questo partito, questo è come ha votato questo partito, io ti racconto le cose, tu decidi chi ha agito bene e chi ha agito male. Te lo spiego, perché io l'altro giorno ci ho detto, non so se hai visto quel video che io ridevo come un pazzo insieme a lui prima delle consultazioni con Renzi, perché mi stava dicendo quello, mi diceva quello che ha detto anche pubblicamente poco tempo fa, ha detto ora dobbiamo accarezzarli. Significa che noi dobbiamo essere accoglienti, sia perché ai partiti dobbiamo accompagnarli alla porta con educazione, sia perché la gente ha bisogno di sentirsi sicura. E per sentirsi sicura non possiamo soltanto dirgli qual è la verità, dobbiamo fargliela capire. Perché le persone hanno bisogno di stabilità emotiva e mentale. Facciamolo spiegandogli le cose per bene, perdiamoci del tempo. Io investo del tempo anche con i miei colleghi del PD, ai quali non gli do una lira, però investo del tempo anche con loro, perché spero che loro si illuminino. Non succede, però ci provo. Fatelo anche voi con chiunque, anche con quelli più duri, perché prima o poi voi dovete mettere il seme, poi il resto lo fa la natura. Per cui non lo parlo di integrazione, l'integrazione che ho detto. Io guardo nella piazza di Foggia come in tutta Italia che loro hanno la distanza nel bidone dei rifiuti e hanno la distanza sanitaria e non pagano niente. Per cui noi dobbiamo essere assistiti quando andiamo per avere l'assistenza noi paghiamo il ticket. È inammissibile. Io vorrei che uno, almeno uno dei partiti si prenda la briga di fare un referendum. Quindi forse in realtà è più semplice di non appare, ovviamente devo scindere la
questione di integrazione degli sbarchi, perché un fenomeno non è controllabile, l'altro sì, chiaramente. Gli sbarchi arrivano, ma non ci vuole nulla del fatto che partano. L'unica cosa che puoi fare, noi lo diciamo sempre, è evitare l'origine dell'immigrazione di massa dai paesi come l'Africa. Perché se quelle persone scappano, un motivo ci sarà. Io in Africa ci ho lavorato anche, e nessun africano avrebbe lasciato la casa, nessun umano avrebbe lasciato la casa. C'è un problema chiaramente di situazioni che devono creare. Se, quello che dicevo prima, l'azione corrisponde alla reazione, se noi andiamo a buttare le bombe in Siria, si rende ora non andassero dalla Siria, mi sembra evidente questa cosa, come succede in Eritrea e in tante parti del mondo. Una volta arrivati in Italia, il problema è capire come gestirli. Come gestirli significa, è un problema italiano o un problema europeo? L'Italia ha l'unica colpa di essere la porta d'ingresso dell'Europa, perché è una penisola come tutte le stesse mare. Dobbiamo renderci conto che è un problema, questo dobbiamo farlo anche ora che entriamo in Europa con gli altri paesi, far rendere conto a tutti che cos'è la gestione europea. Attenzione, questo lo dico perché è giusto dare informazione, l'Italia non è assolutamente tra i paesi più soggetti all'immigrazione, perché ad esempio la Germania riceve 10 volte i nostri migranti ogni anno, il problema è che dall'Italia passano per andare in Germania. Quello è il problema. E allora dobbiamo imparare come paese a gestire le emergenze, perché quando si va a fare, come dicevo prima, guerra in Siria, e scoprire la fase di reazione, dobbiamo imparare a gestire le emergenze sull'immediato, ma dobbiamo poi gestire l'integrazione di queste persone insieme all'Europa. Significa garantire a chi ne ha i diritti di rimanere, a chi ne ha i diritti, e a chi non li ha di non fare quel buonismo tipico della sinistra e dire va bene tutto, no, va bene tutto purché i cittadini italiani siano bene integrati insieme a chi arriva. Non significa che arriva il brutto, arriva il buono, arriva il cattivo, arriva una persona che ha un diritto o che non ce l'ha. Questo non essere noi come Europa a definirlo, ma la politica deve essere la stessa, perché ad esempio a Milano so perfettamente da tante persone che lavorano in questo settore di confini tecnicamente chiusi in realtà, cioè migranti che vanno verso il resto dell'Europa e prendono Schengen, un po' prendono, e che poi in realtà devono gestire i confini in modo abbastanza oscuro. Quindi è importante che dobbiamo gestire in termini europei e farlo bene. Non funziona la politica del facciamo come la Lega, tutti a casa e poi non porti una proposta per far funzionare la faccenda, perché le uniche cose che hanno fatto fino ad oggi non hanno mai risolto il problema di migrazione. È una politica di gestione del problema, che significa garantire chi ce l'ha e non garantire chi non ce l'ha, perché la legge non è quella, semplicemente. Serve semplicemente a mettersi d'accordo per incontrarsi poi dal vivo. Quindi in realtà il meetup non è solo quello che accade sulla rete, sul meetup stesso, su Facebook, assolutamente, serve per incontrarsi realmente, così come stiamo facendo noi questa sera. Poi c'è da dire una cosa, noi da quando siamo entrati, da 10 mesi fa, non è vero che non stiamo facendo televisione. Avete mai visto in questi giorni, avete visto Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Giulia Sarti, Maglio Di Stefano, molti di noi stanno andando in televisione. È ovvio che per andare in televisione bisogna prepararsi, perché purtroppo la televisione è un'arma a doppio taglio. Là basta che muovi una mano in maniera differente di quello che si aspetta il pubblico, che il messaggio non arriva più. Purtroppo il messaggio che viene veicolato dalla televisione è anche un messaggio visivo, è quello che tu vedi. Se tu ti muovi male, se ti esprimi male in televisione, se sbagli una parola, purtroppo perdi il vero contenuto del messaggio. Quindi è un percorso che stiamo costruendo. Chi ora va in televisione è perché ovviamente va con dei contenuti, sa come comportarsi, sa quello che dice e soprattutto vince contro l'avversario politico, perché è ovvio che quando tu ti trovi di fronte ad un politico che fa da 20 anni quel lavoro, è ovvio che devi andare là con una certa preparazione, devi saperlo gestire e devi soprattutto saper vincere, perché altrimenti è inutile andare in televisione adesso. Quindi ci stiamo preparando a questo, già lo stiamo facendo, abbiamo un ufficio di comunicazione che ci assiste continuamente su questa cosa, che ci aiuta a farci capire come dobbiamo esprimerci al meglio, quindi ci stiamo lavorando. È ovvio che la maggior parte del compito lo dovete fare voi, perché dovete essere voi
ad andare dal vostro vicino di casa, dal vostro amico, da quello che attualmente è lontano dal Movimento 5 Stelle e fargli capire che cosa stiamo facendo. Non lo dovete convincere, perché la convinzione dopo qualche giorno può andare via. Voi dovete fargli semplicemente capire quello che noi facciamo e quello che gli altri non fanno, semplicemente questo. Quindi basta semplicemente il contatto umano, noi ci siamo basati su quello e con questo siamo arrivati al 25% di media nazionale, quindi i risultati ci sono evidenti. A Foggia il 28, in Abruzzo abbiamo fatto anche il 30, insomma i risultati sì, ma guardate, poi vi faccio notare un'altra cosa. Oggi se una piazza, uno spazio comune, un corso si riempie in questa maniera non è un caso. Se voi andate a vedere se ci sono comizi di altri esponenti politici, di altri partiti, non ce n'è nemmeno uno, perché hanno paura di scendere tra la gente. Questa è la differenza. Noi semplicemente con questi eventi le persone si avvicinano, ci fanno domande, non abbiamo paura di rispondere soprattutto. Andate a fare qualche domanda a un politico, vedete che cosa succede. La prima cosa che accade, vengono due guardie del corpo e vi buttano fuori. Non abbiamo la scorta, la nostra scorta siamo noi. Oggi siamo scesi insieme, io in maglio e Angelo in macchina. Finito, non c'è bisogno di altro. Veniamo qua, c'è Luigi che ci ha accolto a braccia aperte, tranquillamente. Non andiamo con l'auto blu, ci muoviamo per conto nostro. Non abbiamo un palco, stiamo qua in mezzo tra la gente, nessuno, non abbiamo bisogno di essere protetti, non ce n'è bisogno, ci siete voi, questa è la cosa più importante, questo è quello che ci ha insegnato Grillo tra l'altro, perché l'avete visto, Grillo nonostante un leader ormai politico di una certa importanza, comunque sia va in giro senza scorte, va da solo, si fa accompagnare dal cognato e dall'amico e si va a fare tutte le piazze d'Italia. Adesso lo vedrete in 8 appuntamenti in giro per l'Italia, per le europee, ma va in giro da solo e noi cerchiamo di fare la stessa identica cosa. Allora, invece forse noi abbiamo bisogno di una protezione in un paese che si trova in questa situazione che voi avete benissimo descritto fino adesso. Io riporto l'attenzione, visto che comunque siete qui a Foggia, alla nostra realtà. Noi in questa città abbiamo bisogno di essere protetti e io vi chiedo un consiglio. Come si fa a scardinare un sistema mafiocratico, un sistema gestito da pochi malviventi? Io non lo so, io non ho un metodo purtroppo, perché non sono dentro il sistema. Come si fa? Come entro nel sistema? Ci si entra così, guardate, io vi racconto la mia piccola storia. Io ho iniziato a frequentare tra virgolette il Movimento 5 Stelle circa 6 anni fa a Cepagatti, che è un piccolo paese dell'Abruzzo. Vi dico semplicemente che non appena ho avuto l'idea di presentarmi come un lista per le elezioni comunali in quel paese a Cepagatti, la prima cosa è una risata da parte di tutti. Questo perché avviene? Avviene perché appena qualcuno ha una nuova idea, vuole entrare in quel sistema, cerca di entrare per risolvere i problemi che vede da fuori, viene subito deriso. Ma questo lo fanno semplicemente per scoraggiarvi, lo fanno per scoraggiarvi. È paura, esatto, non so che lo sto dicendo, ma è paura da parte loro. Ecco perché all'inizio deridono il Movimento 5 Stelle. L'unica maniera è quella, interessarsi, informarsi, creare delle piccole liste a livello comunale. Già Foggia è una grande città, quindi è diverso, però creare una lista, presentarsi alle comunali, quindi proporsi, essere eletti lì dentro, ma lo stesso lavoro, occhio, che si può fare anche da fuori, partecipare a un consiglio comunale, non è da poco, però una volta che dopo entri sei in grado di rivoluzionare, di iniziare a rivoluzionare un sistema che ormai è marcio. È ovvio che noi dentro il Parlamento stiamo ottenendo dei risultati che non vi dicono, ma comunque sono clamorosi. Noi abbiamo presentato l'emendamento 416 ter, che è la lotta allo scambio di voto di carattere mafioso. Pensate che i partiti di maggioranza volevano mettere la parola involontario, ma voi ci pensate, ma com'è possibile che uno scambio di voto di carattere mafioso sia involontario? E sono cose incredibili che tirano fuori. Quindi noi da dentro lavoriamo per scardinare questo sistema, ci serve, lo ripeto ancora, il vostro supporto fuori, perché quella è la cosa importante, il vostro supporto è essenziale, solo così noi riceviamo aiuto da voi e dall'esterno, perché è ovvio che
Noi, quando apriamo ad esempio il nostro telefonino, il nostro tablet, il computer e troviamo i vostri messaggi, e vi assicuro che ne arrivano una marea, lì sentiamo la vicinanza con voi, lo sentiamo qui in piazza, lo sentiamo in queste occasioni. Quindi ecco che si può lavorare tranquillamente sia da fuori, dalle città, sia presentando una lista comunale entrando, stiamo presentando una lista regionale, ad esempio in Abruzzo tra poco si voterà per le regionali, i ragazzi in Abruzzo hanno preparato delle liste, ci stiamo presentando e abbiamo l'opportunità di entrare nella regione, in un'istituzione che finora non abbiamo avuto modo di toccare realmente, perché non c'era nessuno di noi all'interno del Consiglio regionale. Ed entriamo in un'istituzione dove oggi nel Consiglio regionale abruzzese sono indagate 26 persone, 26 consiglieri, 26 consiglieri regionali. Quindi lì entriamo e cerchiamo di cambiare quel sistema che hanno creato fino ad oggi. Non ce n'è uno che non è indagato lì dentro. E questo è importantissimo. Ecco perché noi spingiamo sempre per farvi presentare delle liste a livello comunale, a livello regionale e adesso a livello europeo. Quindi questo, è semplicemente questo, partecipare. È quello di riuscire a fare le denunce, e quindi qualche volta non ci riesce. Addirittura sono di dominio pubblico gli abusi perpetrati ai danni della cittadinanza. Però quando poi ci si ritrova di fronte a una magistratura che inerme, che addirittura nega l'esistenza della mafia, c'è voluto un procuratore della Repubblica che è andato via da forza, però prima di andare via ha detto la mafia grazie a Dio esiste, io ci ho scritto anche un libro. Però c'è molta gente che nega tuttora che a Foggia esiste la mafia, però poi tra cui c'è anche una parte della magistratura. Quando un cittadino si trova di fronte a questo evento, a questo punto si prende la paura fissa, perché se io nonostante tutto denuncio e la magistratura non fa quello che dovrebbe fare, io che cosa devo fare? Cosa mi rimane a fare? Cosa ci suggerisce su questo punto? È difficile. Lo so, la risposta è difficile qui perché purtroppo adesso tu mi parli di Foggia, ma è un fatto che accade un po' in tutta l'Italia, non credete che sia soltanto una questione del sud Italia, perché la mafia spesso si mette in giacca e cravatte, lo trovate a Milano, lo trovate a Torino, lo trovate nel resto d'Europa, lo troviamo in Parlamento purtroppo, perché in Parlamento forse la metà sono mafiosi. Quindi è una cosa che troviamo ovunque. Certo è che bisogna avere coraggio di denunciare, di affrontare questa cosa. Da noi, guarda, io vi dico, uno dei nostri consiglieri comunali, non ricordo di preciso il posto, si è ritrovato con il negozio bruciato, ad esempio. Quindi ci sono queste sorte di rivendicazioni da parte di queste lobby mafiose, chiamiamole così. Purtroppo bisogna avere un minimo di coraggio. Noi abbiamo la fortuna di essere in tanti, non siamo più da soli. Abbiamo un gruppo che oggi è diventato anche un gruppo politico che dà supporto a queste persone perché fa sentire la vicinanza, la comunità, quello che siamo realmente. Quindi man mano la gente prende sempre più forza. È ovvio che ci arriveremo, ci vuole più coraggio, certo, ma è proprio con queste piccole cose che piano piano si riesce a vincere un campo di questo genere. Purtroppo la mafia non è una cosa che si risolve dall'oggi all'indomani, è un sistema che può essere paragonato al sistema statale. Oggi stiamo combattendo lo Stato, per come lo conosciamo, figuriamoci la mafia, insomma. Però piano piano ce la faremo. Io l'ho letto un po', quindi volevo sapere a che punto era, perché questo ci permetterebbe anche di evitare il voto di scambio e di avere anche più dignità per le persone. Il reddito di cittadinanza, come sapete, è un progetto di legge, una proposta che abbiamo fatto noi fin dall'inizio. Diamo un'opportunità grandissima con questa cosa. È ovvio che io vi specifico alcune cose perché altrimenti rischiamo di fare confusione. Il reddito di cittadinanza non è un reddito che tu prendi e poi mantieni a vita, è un reddito che avrai per quei 3 anni e dopodiché praticamente sei costretto comunque sia a cercarti un lavoro, perché altrimenti poi troviamo gente che ne abusa e vive di reddito di cittadinanza. È un reddito che dà un supporto economico, che serve a far ripartire l'economia, perché è ovvio che se tutti riceviamo un reddito minimo, dal momento in cui ovviamente non lavoriamo, siamo in grado comunque di sopravvivere, di far funzionare l'economia, perché l'economia non credete che funziona grazie alle grandi banche, l'economia funziona grazie a noi, grazie a quello che noi consumiamo, grazie alla nostra spesa quotidiana. L'economia siamo noi, l'economia reale è quella.
Il reddito di cittadinanza in realtà serve a questo, serve a dare supporto a quelle persone che perdono lavoro, ma sia a ragazzi che magari escono dall'università e non trovano subito lavoro, e sia a persone di una certa età che purtroppo magari lavorano in un'azienda che chiude, non riescono a ricollocarsi velocemente e hanno bisogno di un supporto. Il reddito di cittadinanza è una delle nostre proposte basilari, è quasi le fondamenta del Movimento 5 Stelle. Io vi dico una cosa, se il Movimento 5 Stelle, come penso che accadrà, arriverà al governo, in 3 mesi rivoluzioneremo completamente l'Italia, perché per approvare un decreto del genere ci vogliono sì e no un paio di mesi. Quindi a noi serve questo, serve andare al governo. Purtroppo fin quando manteniamo questi porci non lo approveranno mai. Provate a immaginare semplicemente se si ricordano di voi il giorno dopo che sono stati eletti. Questi ragazzi che sono andati in Parlamento ogni giorno ricevono le nostre mail, ricevono i nostri consigli, ci danno la possibilità di fare denunce. Provate a chiedere qualcosa a Michele Bordo o agli altri onorevoli, alla Mongello o agli altri onorevoli che sono stati eletti. Provate a chiedere di fare un'interrogazione parlamentare. Queste persone si scordano di voi il giorno dopo che hanno avuto il benefit di andare in Parlamento. Questi ragazzi stanno qui in piazza con noi alla stessa altezza. Sono come noi, siamo noi. E quindi su questo è l'unicità del movimento. Ragazzi, questi siamo noi. Era solo questo che volevo dire. Sono orgoglioso di far parte del movimento e sono orgoglioso di conoscerlo. Grande, grazie, grazie. È vero, purtroppo ti dico solo una cosa, purtroppo i politici, quelli classici che conoscete, i cosiddetti onorevoli degli altri partiti, noi non ci facciamo chiamare onorevoli, noi ci facciamo chiamare per nome, hanno un grosso problema, che una volta che si trovano all'interno di un sistema di partito, in pratica hanno sempre la candidatura certa, loro si ripresenteranno sempre nella stessa lista. Con queste leggi elettorali che spesso sia a livello regionale sia a livello nazionale trovate delle leggi dove esistono in pratica le liste bloccate, perché si mettono i nomi, i primi nomi sono quelli che entrano e non c'è possibilità di fare altro, perché non vi danno la possibilità di dare una preferenza alla persona che volete. Quindi purtroppo ne approfittano, perché questo è il loro metodo, stare lì, e una volta che entrano stanno lì a vita, diventa una professione per loro, ecco perché hanno paura di uscire poi. Me l'avete detto una rivolta? No, voi. I vostri colleghi non hanno paura di una rivolta, guardate su in faccia, solo per me. E vedete stanca, derisa, del problema di Catalogna, l'Ucraina, per esempio. Ma noi non siamo l'Ucraina. E noi siamo stanchi. Non si prendessero più in giro, basta. Adesso veramente basta, noi siamo arrivati al culmine di una situazione. Non basta mica tanto, perché essi si ripresenteranno sempre. Vi dico solo questo, di dire ai vostri colleghi, non io, basta che stanno spezzando tutto. Grazie. È inutile dire che a noi non ci fa paura un'eventuale rivoluzione, anzi magari. Il problema è che, come diceva all'inizio, questa paura non la percepiscono, perché quando vivi in quel mondo lì stai alla grande, e come diciamo sempre è un rischio che corrono tutti quelli che entrano in quel mondo. Per quello è giusto che voi per primi controlliate noi, perché quello è un mondo creato apposta per farti sentire diverso dagli altri, come ho parlato all'inizio, non farti essere più un cittadino ma un onorevole. E quindi quando sei in quel mondo lì, tutti i problemi dei cittadini tu non li senti semplicemente più. È per quello che è importante essere sempre con la testa sulla terra, essere sempre con le gambe nelle piazze, nei weekend, tutto quello che si fa nel mondo. Presente nel disco, appunto, questo è il discorso. Per quanto invece concerne un mio punto di vista, e voglio ribadirlo come uno di noi, nel senso che anche tu sei uno di noi, siamo tutti una famiglia. Voi credete che attualmente in Italia, sul territorio italiano in generale, a governare sia la politica, siano le istituzioni? Io sono convinto che la politica e le istituzioni, almeno per quello che concerne Foggia, che conosciamo bene, io da 58 anni,
siano in realtà delle marionette in mano ai veri gruppi di potere che sono di natura economica e che incidono su un territorio che può essere una città, una provincia, una regione. Per scardinare questo sistema andrebbe formattato. Qualsiasi tipo di applicazione di ragionamenti a compartimenti stagni, per quanto giusto possono essere, possono paragonarsi a un software di nuova generazione che un sistema operativo vecchio pieno di virus non riesce ad aprire. Allora, iniziate col dare una certificazione appoggia, metteteci in condizioni comunque di esprimere delle persone del territorio per le problematiche legate al territorio. Caso contrario, ci facciamo portatori di voti di un movimento, sì, ma che termini di incisività potrà dare il movimento si affoggia attualmente allo Stato, ad oggi, che io sappia, non esiste un movimento certificato. Cioè, la domanda è questa, una promessa da parte vostra affinché, vedo che già fai con... perché a questo punto io proporrei di convogliare il tutto su qualcosa che comunque possa rappresentare anche i 5 Stelle, perché altrimenti se dobbiamo portare avanti un simbolo e poi sul territorio questo simbolo lo dobbiamo esprimere, dobbiamo pregoreggiare come abbiamo fatto le nazionali, dando circa un 30% e non avere un'espressione del territorio, francamente non si va da nessuna parte anche con questo. Non vuole essere una polemica, è un dato di fatto, su questo dobbiamo ragionare. È chiarissimo, però io ti chiedo se hai ascoltato quello che ho detto all'inizio, perché se mi avessi ascoltato sapresti già la risposta. Ok, quello che ho detto all'inizio è, tra l'altro l'hai anche detto tu, l'hai detto tu sei uno di noi. Ok, no, tu hai detto a me, tu hai detto giustamente a me, tu sei uno di noi. Esattamente. Allora io ti chiedo, perché mi fai quella domanda? E non perché io non ti voglio, cioè promettici di farci tirare una lista Foggia. Io ti faccio la stessa domanda e credimi, non è retorica, tu cosa stai facendo per far sì che Foggia abbia una lista certificata? Aspettami, hai parlato 10 minuti, ti rispondo e poi io parlo di me. Sì. L'esempio Sardegna, è bene che ve lo mettete in testa tutti quanti, è un esempio fatto apposta per farvi capire una cosa, ovvero che il Movimento 5 Stelle è una espressione di quello che i meetup e BeppeGrillo.it ha creato negli anni, è un'espressione che è quella politica. Il Movimento 5 Stelle esiste e nasce come progetto sociale, e allora se, come è successo in Sardegna, tu hai 3 liste che si vogliono certificare, non me ne può fottere niente se una è quella storica, le altre sono quelle nuove, 3 liste hai, e non riesci in un anno a mettersi d'accordo a fare una lista unica per il bene del tuo paese, non mio, di Palermo a Foggia, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. E se c'è qualcosa che non va nel progetto sociale del Movimento 5 Stelle in un territorio, non me ne può interessare nulla che tu abbia una rappresentanza poi a livello politico, perché quella rappresentanza sarà marcia già dalle basi. E allora io ti dico, abbi la pazienza di ascoltare. E allora io ti dico, così. Allora io ti dico, no, è un po' inquietante che io metto vado tu vuoi prendere il microfono, per quello te lo dico. E allora io ti dico, quell'esempio è l'esempio che serve, e purtroppo come in tutte le cose ne ammassi uno per colpirne 100, quello è un esempio che serve a far capire la situazione da quella in Sardegna, e io che giro tutte le piazze di tutta Italia ogni weekend ti dico che è una situazione che si ripete in tanti posti. Serve proprio a dimostrare che o partite da voi, cioè dall'essere un gruppo vero, coeso. A Milano avevamo 6 meetup a Milano nel 2006, ne abbiamo avuto uno, Beppe Grillo non è mai venuto a dirci se doveva essere uno, 5 o 40, non ha mai detto una parola, siamo autogestiti perché avevamo l'obiettivo, guarda caso non essendoci poltrone da spartire ancora, e la butto lì, non avendo il poltrone da spartire, avevamo tutti l'obiettivo di migliorare le cose a livello sociale, quindi la serietà prende un grado 1 autonomamente, vuol dire che c'era una coscienza sociale forte. O fate la stessa cosa o è inutile che mi dite certificazione a me, anche perché io non sono nessuno per dartela, c'è uno staff che certifica le liste con dei criteri che sono sempre gli stessi e ringraziando il cielo sono sempre gli stessi. E quindi partite da lì o altrimenti la lista semplicemente non l'avete. Ti aggiungo anche una cosa che non mi piace completamente, questo ragionamento del se non abbiamo un deputato di Foggia chi porta avanti le cose del territorio, perché ti comunico una cosa che la legge italiana è chiara da questo punto di vista, ovvero la legge di stabilità, scusatemi ragazzi,
Ottimo, da capire che no. La legge di stabilità, che è quella dove si danno i soldi per realizzare poi i piani per i tranni successivi, esclude proprio il concetto di territorialità. Significa che se tu, come fanno gli antipatici, sei abituato al deputato di Foggia che ti dice io in stabilità faccio mettere 100 milioni per fare l'ospedale a Foggia, quello è un delinquente. Quindi è un delinquente, perché va fuori dalla legge. Quindi il deputato di Foggia è come il deputato di Palermo per te, perché la legge vale per tutta la nazione, non vale per Foggia o per la Puglia e non per gli altri. Quindi dovresti essere felice che non dei 5 Stelle prende il 30% delle persone messe che ti rappresentano a livello nazionale e puoi fare lo stesso sul territorio per avere i consiglieri regionali bravi e quelli comunali. Il punto è un altro, lui ha fatto un discorso che ci c'è tutto visto da quella prospettiva, ma mi domando e dico, allora a questo punto, voi due a Foggia che siete venuti a fare? Esattamente a raccontarti cosa fa il Movimento 5 Stelle e cosa tu dovresti fare per realizzare come abbiamo fatto noi lo stesso progetto. Vorrei parlare sulla livello nazionale. Volevo sapere, noi abbiamo...